Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Come abbiamo raccontato in un video degli scorsi giorni, Mario Draghi è ormai certo riguardo quota 100, non sarà rinnovata. Nelle scorse ore è arrivato un parere negativo nei confronti della quota sperimentale da parte di Elsa Fornero. Secondo l'ex ministro, quota 100 avrebbe fallito. Vediamo che cosa ha detto in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Secondo l'ex ministro Elsa Fornero, serve un compromesso per evitare un innalzamento troppo brusco dell'età pensionabile per alcuni lavoratori, ma allo stesso tempo anche un messaggio molto chiaro verso il ritorno al percorso indicato dalla riforma pensioni del 2011. L'ha detto Elsa Fornero in una recente intervista alla Repubblica riguardo le nuove misure a cui starebbe pensando il governo, di cui abbiamo parlato in un nostro video precedente, ovvero quota 102 e quota 104 per il biennio 2022-2024. Riguardo quota 100, la Fornero invece ha detto che quota 100 è stato un passo indietro molto costoso che ha dato benefici a pochi e che non ha mantenuto la promessa di aumentare l'occupazione giovanile in sostituzione di quella più anziana. Dunque la Fornero si è detta totalmente contraria a un rinnovo della misura sperimentale. L'ex ministra inoltre si è espressa anche su quota 41 e anche su questa ipotesi il suo parere è stato negativo, spiegando che lasciare dopo 41 anni il lavoro vuol dire cancellare un decennio, riportare indietro le lancette dell'orologio. Non capisco perché una persona stimabile e ragionevole come Landini possa fare una proposta di questo tipo che non tiene conto delle variabili economiche e demografiche. Il paese ha bisogno che si lavori di più, non di meno. Questo è il parere della Fornero su quota 41, che come abbiamo spiegato più volte è fortemente sostenuta dai sindacati, ma sarebbe stata esclusa dal governo per il costo troppo elevato della misura. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.